Allora, i balocchi di frolla e cioccolato per la frolla sablé, 300 g di burro, 150 g di zucchero a velo, 25 g di uova, 450 g di farina, vaniglia, sale. E per il sablé al cacao 300 g di burro, 150 g di zucchero a velo, 25 g di uova, 400 g di farina, 50 g di cacao e 3 g di sale. E per la ganache alla nocciola 500 g di cioccolato al latte, 150 g di pasta a nocciola, 25 g di burro di cacao, 120 g di burro. Allora vado alla planetaria. Mettiamo il burro all'interno. Usiamo la foglia per l'impasto. Aspetta che qui... Allora, possiamo anche smontarla se vuoi. Aspetta. Così ecco, più facilità. Ok. Quindi, burro e zucchero. Subito questo zucchero a velo? Sì. In questo caso, la scelta dello zucchero a velo non è un caso, ma... L'abbiamo utilizzato perché in questa frolla ci aiuta, abbassa pure la macchina. Ci aiuta ad avere un effetto più elastico, quindi sabbioso. Vado. Vai. Sempre lentamente all'inizio, quindi l'effetto desiderato è l'effetto sabbioso, ci dà un'elasticità particolare, la percentuale di grasso è alta, è superiore al 50% rispetto alla farina. Un uovo, sì, glielo diamo tra un istante, non così veloce, rallentiamo un attimo, ecco qua, e poi possiamo aggiungere le farine mescolate, cacao e farina insieme. Prego. Allora, prendiamo la ganache. In pratica qua stiamo facendo una ganache semplice ma anidra, non abbiamo dell'acqua. Qui se non una percentuale molto bassa portata dal burro di latte. Quindi inseriamo subito il burro di cacao all'interno del cioccolato al latte. Lo emulsioniamo, facciamo assimilare al cioccolato al latte. Inseriamo successivamente la pasta nocciola. Sì. Sai che è pronta? Io sento il rumore, mi sa che è pronta. Guarda, è pronta? Sì, possiamo spegnere. La togliamo fra un istante. Allora, finiamo prima la ganache. Mentre abbiamo aggiunto prima il burro di cacao, piano, basta. Mettiamo almeno due volte. Il burro di latte, allora il burro di cacao ci serve per dare la cristallizzazione del cioccolato, quindi aiutare il prodotto ad amalgamarsi più rapidamente e a cristallizzare a freddo, quindi a far sì che rapprenda. Il burro di latte invece, versa pure, ci serve a tenere la parte morbida. Sapete che se mettete il burro in frigorifero rapprende, ma rimane duro, ma poi si ammorbidisce, che è l'effetto che vogliamo quando andiamo a mangiare un dolce. Adesso dobbiamo stendere la frolla che abbiamo fatto, anzi ne abbiamo una già un po' più fredda, perché questa la conserviamo. Bravissima. C'è della farina di supporto lì? Sì. Prendiamola. Ne aggiungiamo un po'? No, non dentro il contenitore, ma sul tavolo. Dovresti spolverare il tavolo, sì. Così? Può bastare? Ne hai messo un po' troppo, però. Allora, facciamo che la togliamo, sì, un po', brava. Ci serve solo per far staccare dal tavolo, okay, la frolla. Per l'umidità. Vedete, il composto sablé è bello, è già solido di suo, quindi non dovremmo lavorarla tanto perché non dobbiamo formare la maglia glutinica, non deve sviluppare, ma lo dobbiamo solo lavorare il tanto da farlo poter far raffreddare. Quanto basta. Centrale, andiamo a segnare un piccolo cerchietto con una leggera pressione. Per fare i biscotti, certo, i balocchi. Ah. E poi tu dovevi aiutarmi a fare questi. I buchini. Quattro fori dappertutto. Ok, questo te lo posso fare, questo forse è meglio. Allora, quello lo faccio io. Intanto sì, il trucco sta nella cottura, perché noi abbiamo preparato il prodotto, l'abbiamo fatto fare alla Benedicta e poi l'abbiamo infornati a 170 gradi per 15 ma anche 20 minuti. Tenete la cottura bassa, questo tipo di frolla, avendo una percentuale di grasso molto elevato, deve far cuocere bene i cristalli dello zucchero, in modo che evaporando tutta l'acqua diventi bello croccante. Per mantenere la croccantezza dobbiamo necessariamente cuocerlo a bassa temperatura, quindi anche se ci mette mezz'ora, non vi preoccupate, l'importante è ottenere un buon risultato. Io volevo chiederti una cosa, sì, abbiamo la ganache al latte qua, sì, con della nocciola, mi sì, passeresti un sac à poche?
come no, eccolo, e voilà, guarda. Oddio, stavo cadendo. No, non sembrerebbe. Brava. Allora, abbiamo detto poi tra l'altro che si conservano, ma si possono conservare per diverso tempo. Ad esempio, nelle confezioni, se togliamo la percentuale di aria e di luce, nel senso che sono anche fotosensibili questi biscotti. Quindi, molto sensibili? Sì, patiscono la luce. Dai. La luce elettrica proprio, perché si sbianca la frolla poi. Infatti molto spesso, anche quando compriamo dei biscotti, possiamo notare che le confezioni non sono trasparenti. Quelle trasparenti hanno una durata inferiore. Bisogna proteggerli dalla luce comunque. Tutti i tipi di biscotti? Normalmente sì, tutti i tipi di frolle. Di frolle, ok. Allora, quelli che hanno il burro dentro naturalmente. Beh, certamente. Ganache al latte. Primo bottone o balocco. Spuntone centrale. Ok, tengo ferma. Poi delicatamente devi far uscire fuori. Fuoriuscire dai buchini un po' di ganache. Bravissimo, un po' di ganache. Adesso ne facciamo uno al contrario. Sì. E ecco i primi due pronti. Ok, ecco i balocchi.